Jacopo, effettivamente arrivare a Summonte non è stato tanto facile. Lei ieri ha assunto una posizione forte nei confronti della provincia. Qual è il suo pensiero oggi, al quinto giorno di emergenza? Ma noi dobbiamo distinguere le nostre competenze. Noi abbiamo risolto quasi tutti i problemi, stiamo a fianco alla gente, ci sono una serie di esigenze e per fortuna non abbiamo grandissimi problemi. Le difficoltà ci sono state, considerando che a Summonte ha fatto più di un metro di neve. Summonte, Spedaletto, Sant'Angelo sono i paesi un poco più alti nella fascia del Partenio. La mia posizione forte è stata nei confronti della Protezione Civile, nei confronti dell'amministrazione provinciale, che molto probabilmente si sono dimenticati un paio di giorni di mandare, diciamo, qualche a spalare, perché ci sono anche delle strade provinciali e nazionali che praticamente fanno parte dell'asse Avellino-Cervinara e non possono essere. Difatti noi abbiamo dovuto spalare anche, e abbiamo dovuto, con i mezzi che abbiamo recuperato, anche sistemare le strade provinciali. Questa è la mia presa di posizione, ma io le dico il giorno dopo che già ho visto la provincia più attiva. Insomma, vi siete sentiti un po' abbandonati? Non abbandonati, voglio dire, ognuno ha le competenze, noi ci assumiamo tutte le nostre competenze. La Protezione Civile, io non so, voglio dire, ma nel nostro territorio, il Comune di Summonte non si è manco degnata di fare una telefonata per vedere che cosa succede. Non so negli altri paesi se si sta comportando nello stesso modo. Noi siamo qui in mezzo alla strada, io sto facendo con i dipendenti comunali dalle 5:30 di mattina fino alla sera tardi, noi apriamo il Comune per cercare di mettere nelle condizioni i cittadini alle 8:00 mezzi di iniziare a muoversi con tutte le difficoltà che abbiamo. Ma avere la Protezione Civile non so che fa, avere, diciamo, prefetture tutte allerta, ma non so che fanno. Se la Protezione Civile deve mandare solamente i comunicati, io credo che si può fare anche un ufficio di comunicazione e ci mandano i comunicati meteo. Io mi sono rivolto una volta alla Protezione Civile perché aveva una emergenza che non riuscivo a risolvere. C'era una stradina di grande pendenza dove i mezzi che abbiamo noi al Comune di Summonte e quelli che abbiamo recuperato di qualche impresa locale non ce la facevano. Ho chiamato la Protezione Civile, mi ha risposto: vedete le pagine gialle e vedete di contattare qualche impresa. Credo che questo non è una funzione, questo è solamente prendere in giro gli amministratori. Sindaco, un'ultima domanda: lo stato attuale, la situazione a Summonte? Ma è sotto controllo, noi abbiamo sotto controllo il territorio, la viabilità principale funziona dappertutto, noi abbiamo un territorio molto vasto, da qui in montagna fino, noi confiniamo con il Comune di Avellino, Starse di Summonte, in Briciera, noi le strade interne le abbiamo tutte quante sistemate, sono tutte quante percorribili, abbiamo un monitoraggio continuo, abbiamo anche diciamo, iniziato a fare una organizzazione un poco più capillare per quanto riguarda la prossima ondata che si prevede da venerdì in poi. Abbiamo l'emergenza sale, stiamo avendo delle difficoltà, abbiamo anche mandato un telegramma in prefettura perché non riusciamo a comprarlo, perché la nostra, diciamo, scorta è finita, perché noi, ecco, prevediamo che ci sia molta necessità di sale. Da questo punto di vista non lo so, stiamo contattando tutta una serie di ditte, però c'è una scarsità, diciamo, di sale, che è molto utile, se no ci impalla. Ma credo che non ci sono grossissimi problemi, stiamo iniziando, diciamo, ecco, ad avere un controllo totale della situazione. C'era mai stata una nevicata così forte? Che io ricordi, no. Penso che sentite le persone, parlano del 73, del 56, ma io non la ricordo mai una nevicata del genere. I soccorsi come sono stati? Vedo che la gente si attiva, che il comune si dà da fare, però i disagi ci sono. La vita qui continua regolarmente oppure? Sì, è tranquilla, qualche disagio, ti ripeto, ma niente di più. Pure è bello per il paese così. Io come fa interviste come voi, io faccio una critica a sta zona della fascia del Partenio, che voi andate a fare interviste come Sky, a Rai, a TG2, chi sia, vanno a Torrette, che a Torrette c'è stato un motoscafo. E noi in montagna siamo in disagio, non teniamo ancora palle vecchie. Non siamo attrezzati. Ma scusi, capito? Il sindaco Saggese e il sindaco Giuditto si lamentano che la provincia, poi ma stanno insieme, non capisco, capito quella situazione? Quindi è meglio che se ne va su Cosimo Sibilia.
questo voglio dire. Su Monte stiamo proprio a zero. Voi avete provveduto. E non abbiamo i mezzi. I mezzi non ci sono in questo paese. Niente, zero proprio. Stanno ancora che palo rosittante. Questo voglio dire. Voi avete pulito il vostro. Abbiamo pulito tutti. Mia nonna, mio nonno. Tutti. Guarda quanta gente che ci sta a pulire, guarda. E io sto mettendo le ferie perché sono 7 giorni che non vado a lavorare. Rischio il licenziamento. Sto rischiando di essere licenziato. Questa crisi che ci sta oggi, vedete voi, come si deve risolvere questa situazione? Ci sono stati diversi danni in questa zona causati dalla neve. In questa zona ci sono stati degli alberi abbattuti e a dire la verità queste del comune quali hanno liberato subito le stradine qui a fianco. Però io penso che quello che è mancato è proprio l'assistenza della provincia. Perché ormai sappiamo i comuni in che condizione sta, specialmente dal lato economico, e la provincia penso che si sia dedicata di più alla città di Avellino. Cosa avrebbe potuto fare e non ha fatto? Mandare i spazzaneve come li hanno mandati ad Avellino, la città, mandare perlomeno per le strade principali, per le strade provinciali. Questa è la strada provinciale che si chiama delle Fontanelle, che la provincia l'ha fatta, l'ha costruita solamente e poi l'ha completamente abbandonata, come tutte le cose che si fanno qua in Italia e nelle nostre zone. I cittadini si sono attivati, anche voi avete fatto la vostra parte? I cittadini si sono attivati, noi abbiamo fatto la nostra parte, il condominio è dovuto prendere delle palle piccoline così per far liberare perlomeno i viali, per farli diventare pedonabili. E quello che hanno fatto è che il comune, pur nel loro piccolo, pur ci stanno tanto da fare, no? Hanno preso trattori in modo che si potessero liberare le strade. Chiaramente da noi qua non è che viene, si interessa qualcuno per vedere le nostre condizioni quali sono effettivamente. Il problema è che in questa strada qua, se succede una disgrazia, speriamo di no, un'ambulanza non può arrivare. Vi sentite un po' isolati? Cioè, anche noi ci sentiamo completamente isolati, ma torno a ripetere e ci tengo a precisare questo. Io dico che la maggior responsabilità è solamente quella della provincia.